Allora, dunque, come al solito, tipo, dobbiamo far passare questo tempo di caricamento più o meno infinito. Comunque, vai, tu prova a invitare, vediamo un po' come funziona la storia. E scarica. Ma scusa, ma perché te hai queste mappe fighissime mentre io non ho un cazzo? Spiegami. Ma io lo sto facendo sfoglia, le vedo, e faccio Deco. proprio. Sfoglia, le vedi. Non mettere Zerg, metti Pro. Metti. Ah no, sì, non devi mettere Protoss, devi mettere Zerg. No, 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 no. no, no. Ma non possiamo far Protoss contro Protoss, Ora me cazzo! l'ha preso. Berro! Berro! Dai, iniziamo subito. Ma Cristo santo. Vabbè, no, senti, la teniamo. Oh no, 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 da Berro! Non lo so, forse, non lo so. Allora, dato che quell'animale. Non Non... hai abbastanza minerali. Oddio, che cazzo di voce strafiga è! Perché non ho i sorveglianti? Come funziona qua, Berro? Berro! Ci Perché sono i ho i pro. piloni. Spiega ai nostri amici perché ho i Protoss. Perché tu Dovevamo dovevi avere farla 1v1 1v1 che tu sei Zerg e io sono Protoss. Ma tu cosa hai fatto? e Cosa hai fatto, Berro? ho premuto il tastino, mi ha premuto lo stesso Protoss. Quindi. E non potevo più cambiare. Accelerazione temporale. Ah, che figata. Quindi insomma avevano detto quella la puntata di domani, mi sa che sarà la puntata di Vabbè, la domani. puntata di. Do, 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 no, vabbè, senti. Non lo so. Questo qua è un giorno in cui mettiamo due puntate. Allora, l'altra puntata vi abbiamo mentito. Come funziona sta cazzo di roba dell'accelerazione? Ma devo avere energia? Come. Ah, energia della cosa che fa le cose. Bene. Esatto. Allora, io scommetto che non ho tutto. Oh, però c'è una building. Allora, io penso che devo fare dei piloni che mi sembrano importanti. A, B, E, I piloni sono fantastico. come i sorveglianti, solo che non si muovono. E tu dentro i piloni ci devi costruire, non puoi costruire fuori dai piloni. No, Berro, ma che cazzo di sgravata Cosa? è? Ma tipo tu lasci le cose e fanno, e funzionano da sole? Cosa vuol Si dire? costruiscono da sole le strutture. Sì. Ma che sgravata è? Ma che cazzo di razza sono i No, Protoss? non è Ma sgravata. non è vero! E a cosa Aspetta. servono i piloni, scusa? Ti danno il campo dove tu ci devi costruire dentro, perché non puoi costruire fuori da un campo, boh, chiamiamolo magnetico, non so neanche come Ma scusa un attimo, io metto in produzione la roba e fa da solo, eh? chiamarlo. Non ha Basta senso, l'unità per Berro, che costruire cazzo 200 di cose. razza sgravata sono sti Protoss? È la via di mezzo tra i Zerg e i Terran. I Terran devono usare l'unità per costruire, gli Zerg no, perché diventa l'unità, diventa la struttura. I Protoss Madonna no, evoca. santa! Tipo i Protoss E ti evocano la aumentano anche struttura. Sì, la cosa di. per Non so forza te neanche cosa l'aumenta. dire, Te Berro. l'aumenta sì, perché è tipo. È come i sorveglianti, la stessa cosa. Madonna. Mi raccomando, usa molto ma molto l'accelerazione. Sto usando. L'accelerazione Te temporale. invece fai un sacco di droni. E appena possibile fatti la regina. Ma io non c'ho le Ah, è vero, tu sei Protoss, cazzo. sì. Ma che palle. Dunque, assimilatore per i geyser, portale terrestri, potenziamenti per armi per unità terrestri. Ah, la forgia. Ok, boh, io evocherò un portale che mi sembra importante. E posso già tornare a fare altro. Ma dai, cazzo, Berro. Sì, però costano tantissimo i piloni. No, non è vero neanche tanto. Dentro. No, io mi sto divertendo a fare un sacco di cose geometriche. Oggi andiamo a lezione con Berro e vediamo come si fa un esagono. Guarda, sto facendo il simbolo della Padania con i piloni, mettendoli ad esagono. Dai, sono un artista, Berro, perché nessuno mi capisce. Non lo so e non ho paura a saperlo. Ecco, infatti. Allora, imposta punto di ritrovo, lo imposterò qui. Però tipo ho notato il vantaggio dei Zerg è che tipo la base può avere due punti di ritrovo, uno per i droni e l'altro per le unità. Dunque, Zelota ne È faccio molto tantissime. comodo. Allora, io scommetto che bisogna fare questo e anche questo. Perché non ho ancora fatto un centro Ma quindi cittadino? tu puoi costruire tutto con una sonda sola. Sì.
non ha senso, Berro, Cristo. Però c'è un limite del... come si chiama? Di essere dentro un pilone. A chi se ne incula, Berro? Cioè, riempi di piloni la base, vaffanculo. La mia vita per Aion. Centro cibernetico, unità aerea, ancora non ci interessa. Come si fanno i cannoni fotonici? Forgia? Forgia, costruiamo una forgia. Dai, ma si costruisce tutto da solo! Berro! Che cazzo di esercito è? Sì, vabbè, ma tipo i Terran possono usare 2000 unità per fare una struttura e ci mettono 2 secondi. Sì, dai, questo è vero. Ognuno ha i suoi vantaggi. Che sgravata. La mia vita per Aion. Questo qua che cos'è? Un portale. E questo è un portale. Strutture avanzate non posso. Ah, perché? No, aspetta. Ma non posso... Ti do un consiglio. Vai nel centro cibernetico. La prima cosa che devi fare è il portale dimensionato. Almeno è la prima cosa che fai. Ma scusa un attimo, ecco. Ma io... Vabbè, allora basta. Allora abbiamo... Che cazzo di esercito sgravato. Ma quindi scusa, io dal centro cibernetico posso aumentare la velocità di produzione anche tipo delle strutture adiacenti? In che senso? Cioè sì, non cioè, solo io sua. Posso creare soldati più velocemente sparando dal Nexus? Esatto, puoi anche velocizzare la, come si dice, la ricerca di... La mia vita per Dio Cristo, che cazzo di esercito sono? La ricerca dei potenziamenti puoi velocizzare. Ma scusa, e se io faccio... Scusa, adesso io voglio fare un altro Nexus. Lavoratori inattivi. Fai un altro Nexus, non posso? Sì. 400, costa un casino, però si può fare. Un casino, insomma. Quanto costa quello degli Zerg? 300. Ci sta, allora. Ah, ma il Nexus ha come limite il fatto che io mi... Cioè, mi spiego. Il Nexus lo posso fare dove cazzo voglio o devo essere dentro i piloni anche in quello? No, no, quello dove cazzo vuoi. La mia vita per Aion. Madonna, maestoso. Che razza comoda che sono i Protoss. Cioè, diciamo piuttosto sì, che sono sgravati, ecco. Oh, questo cos'è? Sgravati se li sai usare bene. Danni, e questi sono gli scudi, e questi saranno la corazza delle unità terrestri. Danni causati, gli scudi. Ah, gli scudi sono gli scudi. La mia vita per Aion. Mentre la corazza, perché voi avete anche... Altre cose, Cristo santo. Allora. Sì, a noi la vita non si era fulla, si è fulla lo scudo ghost. Che meraviglia. La mia vita. E questa che cos'era? Sapevo, che abbiamo detto una forgia, quindi io voglio un'altra forgia. Forgia, 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 forgia. Ne faccio qua. Quanto costa un cannone? Non costa un cazzo. Costruiamo 16 cannoni. La mia vita per Aion. Io voglio un mouse che funzioni. Prima il microfono, poi il mouse. Cioè, non parte niente. Prima il computer. Perché tanto sì, ma il computer prenderò il mouse. Già in mente più o meno cosa. Non hai abbastanza minerali. Ah, non ho abbastanza minerali, attenzione. Perché scusa? Minerali. Si consumano? La mia vita per Aion. Tento di spiegarmi. A parte che gli zelotti costano 100, tipo troppo. La mia vita per Aion. Ok. Dai, sono anche individuatori. E quindi queste cazzo di torrette attaccano sia sopra che sotto. Esatto, e individuano le unità. Cristo santo, no, che sgravati che sono. La mia vita per Aion. Le sonde costano. No, vabbè, le sonde costano normale. Giustizia sarà fatta. Sono molto lente però le unità. Perché tu hai il biostrato. La mia vita per Aion. Combattiamo uniti. Combattiamo uniti. Potenziamento completato. Quante ne hai già fatte? E io ho mentalità zerg, amico. Sì, ma non... Cioè... Cos'è questa cosa che hai fatto? È la mitica pollo. Cristo. Non hai fatto il nucleo della nave mamma? Ma che cazzo è sta roba, Pin?
Devi fare il nucleo della nave mamma. Che pessimo. Non hai abbastanza minerali. Pensavo non ho abbastanza piloni, già mi stavo la per incazzare. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. Ah, e questo qua è appunto l'iconetta che mi dice sì, tu stai costruendo cose. Io ho un lavoratore che è inattivo e non so dove sia, ma posso fare B, C di cannone. Piloni. La B di cannone. La mia vita per Ayur. Ah, ne ha preso solo uno perché logicamente ha bisogno di tempo per costruire. Però abbiamo detto che io posso fare così e posso fare così. Hanno un raggio queste cazzo di strutture? Sì. Ragazzi miei, ma i Protoss sono tipo il top dei top del magheggio. Ma non ha senso, Berro, che cazzo di unità è? Come fai a non asfaltare qualunque cosa? Che sono difficili da usare, molto. Ma basta avere un po' di micro, cazzo. E non hanno poi unità. Non sono unità. Cioè, non so come spiegarlo. Non spiegarlo, usa il potere della forza. Ma quanto scorre qua? Vita per Ayur. Fai il nucleo della nave mamma. Ma perché non mi serve? Mi serve, fidati. Allora, cosa? Concilio del crepuscolo. Cos'è sta roba, Berro? Concilio del crepuscolo sta per fare con le unità invisibili. Dunque, concilio del... Ma cos'è, una struttura? Mi sembra di sì. E dove la si fa? Cazzo. La mia vita per Ayur. La mia vita non per c'è Ayur. Il... Cos'è il centro del crepuscolo? Boh, io non ho un centro cibernetico, quindi lo farò anche se non ho idea di che cosa serva. La mia vita per Ayur. Più che altro volevo fare anche. Dov'è il centro del crepuscolo, maledizione? Nella seconda pagina. Perché ho 11 lavoratori? Ah, e scommetto che il centro cibernetico è quello che mi dà accesso ad ancora più cose. La mia vita. Sì, no, può fare solo un'unità. E mi sembra forse dei potenziamenti. Facciamo la E di pilone. Ne parlo, sono abbastanza importanti potenziamenti. Che tipo essenziale? Armi aeree, corazza aerea, portale dimensionale. Che non so cosa fa, ma non me ne frega niente. Portale dimensionale è tipo il top. Oh, allora, io adesso comincerò a fare questi. Che finalmente, dunque, è questo qua, fa così. Ora, io so che devo fare questo. Oh, sto cominciando a capire, Berro. Molto lentamente, ma sto cominciando a capire. Non è una razza semplice. Non esistono poi razze semplici in questo gioco. Fra le ombre. Allora. Allora, tu stai facendo ancora questi, quindi questo fa così e fa così. Sono qui fra le ombre. Che posso mettere il mouse? Sono qui fra le ombre! Maledetto bastardo del mio master! Adesso ho capito dove l'hai presa questa frase del cazzo! Tu devi sapere che... Lascia stare. Ok. Master, ti odio, cazzo! Le zeloti. Cos'è sta roba? Sono qui, fra le ombre. Dunque. È arrivato alla porta sponda. Armi terrestri, mentre giacimento tu fai di questo. Giacimento minerario esaurito. Bisogna espandersi. No, aspetta. Sono qui, fra le ombre. Perché Pin è un bravo ragazzo. Eh sì, indubbiamente.
Allora, io però adesso ho bisogno di una sonda che mi faccia. Giacimento minerario esaurito. Sono qui. Alle ombre. E dopodiché faremo un po'. Ah, ancora non c'è il pilone. Ah, e tutto prende corrente grazie ai piloni. Sì. Ho capito. In un certo senso è tutto. Ma non è neanche complicatissima sta razza, mi ci potrei quasi affezionare se non fosse che mi fanno cagare perché sembrano overpowered come la merda. No, a me piacciono un sacco, però sono veramente difficili. Tutti probabilmente non so giocare a Starcraft, però sono veramente difficili secondo me. Boh, non ha senso, tipo sta cosa del sovraccarico mi permette di fare 500 milioni di unità in più del dovuto. Non hai ancora visto il portale dimensionale, che non puoi farlo, ma... Giuro che non ha molto senso. Cosa? Questa cazzo di... cosa? Molto avveduto. Potenziamento completato. Potenziamento completato. Sono qui fra le ombre. Ottimo, dunque F2. Comandante. No, F1. Eccolo. Mi fai il favore di espanderti di nuovo. Io non ho fatto un'unità aerea che sia una, Berro. Ma come? Ma che non ne ho fatte tantissime neanch'io, però. Siamo tutt'uno con l'ombra. Dio Cristo, sta cosa qua del potenziamento è sgravata! Sgravata! Non ha il minimo senso. Che potenziamento? Sono qui. Ma quella là del potenziamento tecnologico plurimo piselloso, velocitevole, ASD. Dol. Allora. Sono qui, tra le ombre. Cioè, a me fa veramente impressione sta cosa che questi tizi possano tipo potenziarsi le unità, cioè le strutture che facciano le cose più velocemente. È che te mi hai distrutto tutti quanti i cosi perché sei stronzo. Madonna, sono... No! Ma quanto sono immensi i tuoi zeloti, scusa? Si chiamano potenziamenti. Ti ho detto che sono fondamentali. E non li ho ancora finiti. Avete bisogno del mio. Sono qui, fra le ombre. Boh, NP, tanto qua i lavoratori non è che mi servissero. Me ne hai uccisi tantissimi però, e quindi sei stronzo. Giacimento minerario esaurito. Sono qui. Stupido. Uh.
Allora, adesso farò questo. Ma io con... Ah no, ok. Stavo cercando di capire se praticamente con l'accelerazione temporale io potessi anche, tra virgolette, forzare il... La mia vita per Ayur. Come si dice? La costruzione di unità, Sono però no. qui Almeno fra le quello ombre. no. Le In unità che non senso? sanno più dove andare praticamente. Comunque sta cosa che puoi farti i lavoratori a muzzo è La mia abbastanza vita per pesante. Ayur. La mia vita per Ayur. Allora. Dunque. Ops. La mia vita per Ayur. Hai rotto le palle con questi trasporti, Baron? La mia Non vita sono per trasporti. Sì che sono trasporti, guarda, trasportano, quindi sono trasporti. No, perché io non posso trasportare con questo. Ops. E posso anche Feasting. trasportare. Feasting. Che cazzo è tutta sta roba? Allora, io voglio fare questo, quindi ho bisogno di quello. Allora, ho bisogno di... Dov'è? Eccolo qua. Quanto è grande? Perfetto. È proprio giusto. Potenziamento completato. Qui riempio di cannoni e basta. No, non posso neanche riempire di cannoni perché Ora mi diverto. non c'è un metro di camminamento libero, Berro. Tipo, qua la gente non sa come camminare. Giacimento minerario esaurito. Bene, questo mi sembra ottimo. Mamma, potrei anche far così. Quanto costano questi cosi? Minchia. E soprattutto quanto ci mettono a farsi? Ma Ma chi? Ah, sto facendo tipo delle unità che non hanno un senso logico. allora può essere. Riuscite a passare da lì o devo distruggere qualcuno? No. Tutto incastrato. Hanno raggio illimitato i Nexus, non ha veramente il minimo Non senso, Berro. possiamo resistere, le tue sonde sono sotto attacco. Perché devi spaccare i coglioni, Berro? Battaglia epica. Se I tuoi guerrieri hanno ingaggiato il nemico. non fosse che sto perdendo miseramente sarebbe bello. Perché ho proprio un infinito. Potenziamento completato. Ma quanta cazzo di roba hai, Berro? Conosco il troll. Trovo
troppa gente. Minchia. Siamo pronti. No, è troppa gente. Attendiamo ordini. Le tue sonde sono sotto attacco. La vittoria ci attende. Procediamo. Giacimento minerario esaurito. Tu lei potrei far così? No, non posso? C'è troppa gente, Berro. Non posso fare tipo una cosa. Una cosa così. Giuro che te la farò sudare, Berro, cazzo. No, vedo che sei già overpowered. D'accordo. Porca puttana. Ragazzi, io vi chiedo scusa se questa qua sarà tipo una partita dalla poca spettacolarità, dalle molte parolacce e dal poco commento, ma giuro che sto sforzandomi per fare del mio meglio. Siamo tutti e due tipo presissimi. Guarda c'era. Che io sono qua che sto micrando come un bastardo, eh. Ah, io ci sto provando, tanto che è più forte di me lo stesso, che non ho mai usato, che non ho mai usato questa unità. Sarà curioso vederti usare i Protoss, cioè gli Zerg. La vittoria ci attende. Potenziamenti. Tu non mi hai scassato quasi niente alla fine. Ti ho scassato i coglioni. Sì, quello là sì. Questo come si chiama? Centro cibernetico. Che non è tra queste. È più grosso, giusto? Centro. Dov'è il centro cibernetico? Bello! La seconda pagina. Ah, ma va? No, è nella prima. Cosa vuoi? Cosa? Cioè, sti trucchetti, Berro, non è più difficile. Allora. Entrate e fai giù. È arrivata la porta stormo. È arrivata la porta stormo. È quella della Lola! È arrivata la porta stormo. Cazzo, io mi ero anche esteso, mentre te sei bastardo e mi hai spaccato tutto. Guarda com'è compiaciuto, guardatelo. Come si fa con Luke e Tim. Attendiamo ordini. Comunque, cioè, ste cazzo di porta stormo hanno tipo... Come posso spiegartelo? Berro! Come posso spiegartelo? Overpower? Sì, no, a parte quello. E hanno tipo, cioè, 6 di coso delle... Cioè, hai capito, no? Capitissimo, tipo. Una cosa così capita non sono mai stato. Allora. La base è sotto attacco. Ancora! Berro, hai rotto le palle! Oddio, quanto posso stare qua? La base è sotto attacco. Sì, però non ti fanno una sega perché te c'hai l'unità d'adamantio e...
Le mie sono fullate. Stanno potenzialmente al massimo tutte. Sì, infatti si vede che fanno male della Madonna. Hanno l'attacco e difesa al massimo. Ma forse manca la difesa. Potenziamento completato. Boh, sei troppo grosso. Che devi capire che quando i Kratosai mi fanno accumulare talmente tanti, io ho un casino di minerali e bespeni. No, io ormai ho finito i minerali invece, cioè non. Vabbè. Arrivi a un certo punto che io adesso ho, posso costruire 27 unità ogni 3 secondi, più o meno. Ma boh, io non c'è qualche meccanica di base che mi sfugge. Più gente, mi raccomando. Ma dai. Ma li ho appena fatti. Che merdata. Vaffanculo. Appena fatti. Vaffanculo. Ho fatto termine la partita, ho sbagliato. Vabbè. Vabbè, io ho fatto del mio meglio, cazzo, Ho fatto 49.000 punti esperienza e sono a livello 1 proto. Se ne facevo 40... No, non ha senso, scusa. Ho fatto... Allora. Ricompensa a livello 2, cioè ho fullato due barre in una volta sola. Sì. Deserto... Allora. Io ho fatto molte meno azioni per minuto. Perché non sono proprio bravo con i Protoss, cazzo. Cioè, diciamo che è la prima volta che li uso in vita mia. Non sono molto semplici, diciamo. No, infatti. Unità. Unità uccise però 142. Ti ho fatto mangiare un po' la merda, Mm-hmm. Grafici. Questi qua sono, vabbè, lavoratori attivi. Valore dell'armata. Qua abbiamo avuto un periodo di stallo. E poi basta, ho mangiato la merda. Vabbè, ragazzi, io più di così non so cosa fare. Barro, la prossima volta usa cazzo di Zerg, non i Protoss. Perché se no è una merda. Ti odio. Mi odio tantissimo e questa sconfitta mi brucia enormemente. Vabbè, ma insomma, più di così penso che non potevo fare. Va bene. 1-1. Dalla prossima partita, in teoria, vedrete quel cazzone di pinno utilizzare. Mentre io potenzio le unità con le cose. E finalmente vediamo se riesco a fare qualcosa di decente. Ok? Ok. Bene. Dato che ormai null'altro è rimasto da dire, da Berro. E da, ho vinto, Fronzo. Vaffanculo! Adios a todos. Non perdetevi la prossima partita che è di Zerg. Ti odio.